Luca, siamo tornati in campo e subito una grandissima vittoria. Che sapore hanno questi tre punti? Ah, penso che abbiano un sapore doppio perché siamo riusciti, nonostante le condizioni e i tre mesi di inattività, a esprimere un buon gioco e abbiamo anche iniziato a trovare una discreta condizione. E poi è arrivata la vittoria, ci serviva per ripartire subito col passo giusto e siamo riusciti a farlo. Ho vinto il ballottaggio sulla destra, hai fatto comunque delle settimane ottime, il mister ti ha premiato, come ti senti fisicamente? No, devo dire che mi sento molto bene, ho cercato di lavorare al meglio quando siamo rientrati, il mister mi ha dato fiducia, spero e penso anche di averla ripagata oggi, e sono contentissimo. Che effetto ti ha fatto entrare nel tuo stadio senza pubblico? Come è stato giocare questa partita? La situazione penso sia stata surreale un po' per tutti, abituati a sentire il calore del nostro pubblico, vedere lo stadio vuoto così metteva sicuramente molta tristezza, però comunque dobbiamo finire questo campionato nel migliore dei modi, siamo dei professionisti, dobbiamo cercare di ricordarci il calore del pubblico e portarcelo lo stesso anche se loro non ci sono. Ora si attende un'altra trasferta contro il Chievo. Secondo te già nella seconda partita cambieranno un pochino le condizioni fisiche? Sarete un po' più sciolti in generale le varie squadre? Ma sì, penso che la prima partita ci abbia un po' fatto abituare alle condizioni climatiche. E sicuramente saremo più preparati fisicamente, però dobbiamo sempre cercare, con questo caldo, queste condizioni, dobbiamo sempre cercare di fare un buon possesso palla, di sbagliare il meno possibile per avere noi sempre la palla e in mano il gioco. Guardi la classifica? No, ora non guardiamola, siamo salvi e poi vediamo.